tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un'altra shootout challenge. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Kevin Calia. Eh sì, un ospite speciale, fortissimo sui social, TikTok, YouTube, ma soprattutto farà parte della YouTuber League, giocherà con la maglia del Milan, quindi abbiamo l'onore di poterlo avere in esclusiva. Vieni Kevin. Ciao ragazzi, è un piacere essere qua, sono davvero contento di essere qua ospite con voi. E siamo contenti noi, ecco. Grazie anzi per aver accettato l'invito ad essere venuti con noi a registrare. Grazie a voi. Qual è il tuo obiettivo per questa challenge? Le hai già viste? Come ti pare? Provare ovviamente a fare più gol possibili. Vediamo cosa si può fare. Ho visto comunque che anche gli altri, Fabio se non sbaglio ha fatto il 50%. Non dico arrivare a Fabio ma... A Calaia? Non lo so. Vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a 10. Quindi vuoi superare il Caimano Ayman Mahizi? Non sarà facile, ma anche perché sono anni che non tocco questo campo, quindi... Ci sta, dai, ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo Kevin. E come sempre con me in porta ci sarà Steve ad alternarsi nella shootout. Eccolo qui, come stai Steve? Ma bene dai, abbastanza bene, adesso sono contento di partecipare a questa cosa e poi non conosco Kevin, quindi sarà una sfida molto interessante, sono contento. Sì, vediamo come ce la caveremo, cercheremo ovviamente anche noi di fare del nostro meglio. E come sempre in cabina di regia, insieme ad Antimo, ci saranno loro due, Abra Calaia e Ayman Mahizi. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. E ovviamente c'è anche Fabio, come sempre. Ci stiamo diventando una squadra di calcio 11, ci manca qualche altro con quelli che riprendono, secondo me. Se avete una squadra anche voi possiamo sfidarvi, scriveteci nei commenti. E niente, noi adesso possiamo andare con la sfida, io prendo posizione tra i pali e voi in regia. Andiamo. In bocca al lupo Kevin. Allora ripetiamo le regole anche se sono semplicissime: 30 shootout, 7 secondi per ogni shootout, i portieri si alternano ogni 5 tiri. Parte in porta Steve e vediamo come si comporterà Kevin, che comunque ha aspettative alte, vorrei raggiungere almeno i 10 gol. Possiamo dire anche Antimo che ormai credo che tutti gli ospiti di questa sfida puntino i 10 gol, quindi un terzo del totale. Sono curioso del risultato di Pato. Ti senti offeso da queste parole di Calaia? Sono sotto pressione però vediamo. Kevin ci sei? 3, 2, 1, via! Partito ora, il primo shootout, punta subito Steve, apre! Diciamo che ha aperto diciamo appena oltre il piede di Steve, quindi ha guardato il piede, quindi ci sta che abbia tirato un po' oltre, è stato bravo comunque Steve a chiudere la porta. 3, 2, 1, via! Parte ora, partito più lento, guarda Steve, il destro, la palla rimane lì, ancora buona, ancora buona! E Steve, Steve non puoi andare a far gol, non è partita. 3, 2, 1, via! Kevin contro Steve e arriva il primo gol. Anche un po' fortunato, però è importante psicologicamente sbloccarsi. Voi tre che avete fatto questa challenge, quanto è importante sbloccarsi? È importante, guarda, non lo so perché ho fatto gol al primo tiro, quindi chiediamo al Caimano. Chiediamo al Caimano. Per me è stato veramente importante sbloccarmi, anche con Fabio che aveva iniziato un po' male, poi sbloccandosi da lì aveva preso il ritmo. È fondamentale sbloccarsi. Andiamo con il quarto tiro. 3, 2, 1, vamos. Via! Quando vuoi Kevin. Vamos alla parte ora. Guarda Steve. Cosa ha fatto qua Kevin? Che si mostra già in ritmo YouTuber League, c'è da dire, perché questo è un gol incredibile, un gol alla Messi, lo scavetto sotto. Cosa l'ha fatto? È il portiere più forte della Serie B di futsal, cosa ha fatto qua? 3, 2, 1, via! Dopo questo gol Antimo c'è da dire che mi aspetto un'altra prestazione simile, ma... Neutralizza! Ma se vuoi, cioè se hai tempo o ritmo... Ok. Primi 5 tiri, quindi 2 gol, ottima media direi. Secondo me può anche migliorare ovviamente andando avanti con i tiri. E adesso andiamo con Frey in porta. 3, 2, 1, via. Vediamo Frey Super Saiyan cosa ci tira fuori con quel cappello. Ma Kevin, ma qui ha toccato Frey? No, non ha toccato. Sembrava quasi che avesse toccato con la punta del piede destro, ma Frey ci dice di no. 3, 2, 1, via. Partito ora, lo guarda. Finta. Ad incrociare. È incrociare, però non è male questa tecnica di arrivare ai limiti. Forse ha sbagliato anche Frey che doveva uscire. È stato bravo ad aspettare, però ad un certo punto siccome si è avvicinato troppo al portiere, quindi è diventato difficile angolare. 3, 2, 1, via. Parte ora, terzo. Guarda Frey, è Frey non perfetto. E arriva anche il terzo gol di Kevin. Non mi aspettavo questo, che prendesse un gol così Frey, più che altro perché forse c'è un tiro centrale e deve capire come coprire bene la porta. È rimasto un po' decentrato, sì. Defilato, forse lateralmente o no, tipo, sì. Era un po'... Secondo me stava anche troppo dritto, diciamo doveva stare più sulle gambe, più piegato. 3, 2, 1, via. Parte di nuovo. Parte ora. Suola, finta. Qui Frey bravo in spaccata a chiudere anche il lato, sì, in cui sarebbe potuto passare il pallone. Troppo, c'è una tattica che sta usando Kevin tuttora, porta la palla e aspetta facendo finta di tirare fino all'ultimo. Credo che si avvicini un pelino troppo, dovrebbe magari o accorciare, esatto, e tirare un attimo prima o spostare la palla a destra e a sinistra e provare a tirare in porta. 3, 2,
Uno, via. Parte ora sempre Kevin che guarda Fre. Ancora una volta Fre. La prima manche si chiude con 3 reti. Allora, adesso andiamo a sentire Kevin, com'è andata? No, pensavo di partire peggio in realtà. Sono contento, siamo partiti bene. La difficoltà è anche il fatto che i portieri cambiano. Esatto. Quindi non è semplice perché uno esce in un modo, in un altro. Qual è tra i due portieri pensi che ti abbia messo più in difficoltà? Assolutamente. È il motivo? Perché mi frega sempre nelle uscite. Quindi meglio Francesco di Steve? Sì. Ma io voglio andare a sentire sì. Steve perché io queste cose qui non le tollero. Steve non ho detto che sia male. No, sta dicendo che fai merda ma in poche parole. No. Parole dure, sì, perché no, parole dure di un uomo molto strano. In realtà pensavo di partire meglio perché comunque ho preso il primo gol che secondo me potevo fare di più perché l'ho toccato con il tacco del piede, ma comunque non sono riuscito a deviarla. E il secondo non dovevo andare giù perché lui ha fatto la, pensavo tirasse secco, invece ha fatto il pallonetto, cioè la prendevo col petto, quindi potevo fare di meglio in realtà. Lui è stato molto bravo perché la messa proprio sotto la traversa, quindi è stato molto bravo, però secondo me potevo leggerla, quindi non sono molto soddisfatto, cioè potevo fare di meglio secondo me. Allora siamo pronti per la seconda manche. Kevin, avanti così. Vediamo, tra un po' agganci il caimano. Vediamo. Comunque complimenti per il gol bellissimo con il pallonetto. Tutto pronto, 3 2 1, vamos via. Vamos alla playa. Parte ora Kevin! Ci ha provato, ma ci riprova. Ci ha preso gusto. È andato vicino. Il pallonetto cerca il pallonetto. 3, 2, 1, via. Parte ora. Guarda, Kevin. La palla sempre con la suola. Da giocatore di futsal, prova a scartarlo. C'è Steve Kish. E poi di rabbia va a tirare una pallonata addosso al nostro cino operatore. Che vabbè, mi ha detto a telecamere spente che sta sul cazzo. Lo si è visto ora. C'è da dire che ha fatto una bella uscita qua, sì. È difficile vedere che, perché c'è un attimo, ci vuole un attimo per far fallo. Ci vuole un attimo che l'attaccante che porta palla tocca un attimo prima la palla. E quindi ha fatto una bellissima uscita, posso dire. 3, 2, 1, via. Parte ora sempre Kevin, sempre elegante, le finte di corpo, apre, non Steve, era male. Cioè, Steve, bravo. Steve non ci casca, rimane impassibile come una roccia. 3, 2, 2, 1, via. Vamo! Rallentato perché ho visto che... La tocca ancora? Gli dà una sberla, Steve? Si dimostra il portiere più forte della Serie B. 3, 2, 1, via. Parte ora. Kevin si sposta dalla palla molto sul destro. Solo gol difficili, solo gol impossibili per Kevin Caria. Abbiamo capito che la qualità di Kevin sia il pallonetto. Credo che se dovessi battere un rigore, l'ultimo rigore al 90esimo, farei tirare Kevin di pallonetto. Vabbè, dopo questa direi che possiamo andare con la manche di Fre, con gli altri shootout, i 5 della seconda manche. 3, 2, 1, vamos. Via. Vamonos! C'è sempre, vedi, cioè, la porta sempre con l'esterno. Ma sai, mi piace un sacco come conduce palla, comunque. Sì. Sempre molto elegante, grazioso. Quasi. Beh sì, certo, magari centro basso è... Molto tecnico, Kevin. 3, 2, 1, via. Partito ora, guarda Fre, che sposta la palla sul destro. Fre, non perfetto! Qui, gli è andata di culo, raga. Gli è andata di culo. Perché era già a terra, non capisco che con un tiro invece che rimanere in piedi e coprire è andato a terra. Magari se avesse fatto una finta Kevin l'avrebbe saltato nettamente. 3, 2, 1, via. Parte Kevin, okay. Ora si sposta la palla sul sinistro, poi ancora sul destro, carica il destro. 3, bravo. Ha bisogno di sbloccarsi, Kevin. Sì, in questa mancia ha trovato un golasso e poi dopo poca fortuna. Comunque diventa difficile. Secondo me è una challenge difficilissima questa, come ci hanno scritto in molti altri commenti. Quattro gol. E mancano 2 tiri al termine della seconda mancia. Ok, ne hai ancora 20 per... No, scusa, quanti? 12 per superare il caimano. Sì. Hai tempo. L'importante è non arrivare ultimo. 3, 2, 1, via. Parte ora. Bravo, bella parata, bella parata. Adesso ultimo shootout della seconda manche. Vai Kevin, fallo per noi. Vamos. 3, 2, 1, via. Via. Allora, sempre in conduzione. Sempre. Ale! No! C'è
Frank è bello che in forma, ragazzi. Oggi è monumentale. Tocca la palla all'ultimo secondo, oltre che qualche errore posizionale, ma si vede che non ha avuto un insegnamento in questo sport, un insegnamento di posizione e magari uscita. Quindi nel suo aver imparato del calcio 11, devo dire che davvero le qualità di Fre si dimostrano ad alto livello. Sì, il riflesso con la mano ce l'ha. Mi dispiace per l'ultimo gol, volevo che segnasse così da rimanere a 5 per mantenere comunque, per arrivare a 10. Ci può ancora arrivare sicuramente. Certo. Allora adesso andiamo a sentire Kevin. Com'è andata? Come te l'aspettavi? Questo è sicuramente più difficile. Magari anche i portieri iniziano a capire come tiro e quindi è molto più complicato. 10 è un traguardo raggiungibile, sì, per i palloni che rimangono, però puoi non raggiungere. Molto molto difficile da fare. Vediamo, mi, insomma. Mi aspetto che tu ce la faccia. Più possibile. Io ho detto, mi piacerebbe arrivare il più vicino possibile a 10 fin dall'inizio. Arriveremo a 4, rimarremo a 4, 5, 6, 7, vediamo. Almeno raggiungimi. Almeno supera il Caimano. Supera il Caimano. Voglio che dall'inizio alla sfida di questa challenge il Caimano sia ultimo. Sei che bastardo. Siamo amici. Tra l'altro facciamo gli auguri al Caimano che è diventato dottore. Dottore, ragazzi, nei commenti fate gli auguri a Ayman Maizi. Grazie. Dottore in cosa, tra l'altro? Dottore in ingegneria meccanica. Non si è laureato in noccioline, no. È una laurea comunque minchia. Quindi si può lasciare un like per il Caimano. Si può sia studiare sia giocare a calcio tranquillamente. Quindi guai a chi vi dice che non si può studiare e giocare a calcio insieme. Bravo Caimano. Santissime. Un applauso al Caimano. Tantissime le parole del Caimano, ragazzi. Ma a proposito di studio, ho provato io a studiare, ma in realtà non ho capito niente. Hai ragione. No, non so, sono registrato all'università, ma non mi sono mai presentata neanche una volta. Quindi, Caimano, quando mi vuoi fare lezioni, sono qua che aspetto. Voglio diventare anch'io un ingegnere. Ma a proposito di studio, istruzione, cultura, come possiamo non chiamare qui Steve Caccavallo? Hai veramente rotto il cazzo. Tra l'altro, cosa stai facendo ieri sera? Raccontacelo. Ieri sera, veramente lo vuoi sapere? Sì. Allora, dopo allenamento... No, le cose porno. No. Mettiamo quelle. Dopo allenamento sono andato a casa, ti giuro che è vero. Ho tradotto fino alle 2 di notte la prefazione della prima deca di Tito Livio. Tutti cazzi. Fabio la conosceva, tra l'altro. Ti piaceva, vero? Quale passo ti piaceva di più? Il terzo, molto bello. A te, Kevin? Io concordo con Fabio. Io non so che cazzo stiamo parlando. Cioè, non ho proprio capito. A me piaceva il quarto era molto interessante. A me piaceva quanto è Romolo e Remo, l'indice. Adesso che ma anche l'altro portiere, sentiamo le impressioni dei due portieri. Oggi Fre è monumentale. Cos'è che ti porta così sicurezza oggi contro Pato? Penso che il fatto di essere l'unica shootout che stiamo facendo oggi, anche questo sta influendo. A livello fisico comunque in questo momento sto bene, cioè non sono affaticato come magari lo poteva essere un po' di più nella sfida di Fabio. Però in generale penso che la cosa che mi stia dando abbastanza favore è il fatto che mi sta puntando magari un po' poco, cioè cerca poco di saltarmi, quindi riesco comunque a coprire lo specchio e non soffrire magari nell'uno contro uno. Fre, hai ragione, ma di la verità che mi hai copiato il capello, te lo sei fatto biondo perché mi hai chiesto come fai ad avere dei superpoteri e te li ho passati in questo modo. Esatto, visto la shootout con Calaia ho capito che dovevo fare anche io uno step oltre e anche io dovevo diventare un po' di più super saiyan. Invece Steve, com'è subire due pallonetti contro Pato? È stato bravo, cioè perché mi guardi come se fosse colpa mia? Scusami, diamo i meriti, per avere due pallonetti allora, così. Allora il primo mi prendo le mie responsabilità perché secondo me potevo fare meglio e l'ho detto. Il secondo è stato molto bravo perché me l'ha messo proprio sopra la spalla, io la mano l'ho tenuta alta, cioè innegabile. Secondo me è stato molto bravo, cioè il primo secondo me sì, il secondo secondo me lui ha fatto un gol da 10 lode e quindi bisogna dare i suoi meriti. Allora iniziamo con la terza manche. Vamo Kevin, siamo tutti con te, aspettiamo l'ultima, se non sbaglio Antimo, l'ultima manche. Yes. 3, 2, 1, via. Sei con noi, almeno ora sei lì dentro. Per il quinto. L'ho vista quasi dentro. Mi sembra quasi che Kevin cerchi di, come se fosse una situazione di calcio 11. Cioè lui cerca l'angolino, deve secondo me qualche virtuosismo di troppo, dici? Tipo deve fare la puntata classica, ma un calcio sporco, cioè in realtà è molto sporco il calcio 5. E lui è un ragazzo, si vede, molto tecnico, che prova a cercare l'angolo, il dettaglio, la caratteristica per provare a far gol, diciamo. 3, 2, 1, via. Bravo Steve, ipnotizzato qui. Lancia via la palla, Steve, incazzato come una bestia. Sì, ancora ci è arrivato molto vicino, siccome la deve provare un po' a spostarsela a destra e a sinistra e cercare di mandarlo fuori tempo. 3, 2, 1, via. Parte ora Kevin. Bella la sua classica conduzione.
bello. Cioè, bello. Fa solo gol impossibili, cioè, no, gol facili no, ma gol impossibili, no, quelli che tipo farebbe Messi, lui fa. C'è Steve che non so se dopo fa la doccia, scappa a casa, perché con questi due pallonetti e il tunnel, più umiliazione di così non c'è. Si vede che è. Comunque, Fabio, se vuoi dare qualche consiglio a Kevin, te che hai fatto il record di questa sfida, potresti, secondo me, più di tutti aiutarlo. Sì, direi sia, cioè, quando si arriva vicino al portiere, di cercare di spostare a destra e a sinistra, di come ha fatto adesso, comunque l'ha ingannato andando verso destra e poi ha tirato. E poi direi anche di, sì, come hai detto tu, di essere più sporco, magari di cercare di tirare più alto, dove è più difficile prenderla per il portiere. Intanto ricordiamo che è a meno uno dal mio punteggio. Tutto pronto? 3, 2, 1, via! Vamonos! Partito ora, adesso. Non Pazza, è finita! Non è finita! 5! 6! Il pallonetto! No! Se entrava anche questo. Sarebbe stata buona, tra l'altro, perché il tiro è partito allo scadere del settimo secondo, però era partito in tempo. Quindi sarebbe valso, purtroppo per lui, però non ha trovato fortuna. 3, 2, 1, via! Trentesimo tiro con elastico la partenza. Venticinquesimo. Ma non è finita, non è finita, ancora buona! È buona! Fallo, 6, se tiri ora. Adesso io darei fallo. Io darei fallo. Sì, ma era finita. Quando ho toccato la palla la seconda volta. Però c'è una punizione da battere, secondo me. Cioè, di spalle era fallo questo. Era ammunizione. Ammunizione giallo. Ok, ultima manche. Ultima 5 tiri di questa Shootout Challenge. Molto bene Kevin, vedremo se riuscirà a portarsi al sesto tiro, che significherebbe comunque equiparare il record di Eman Maizi, il caimano. 3, 2, 1, via. Ricordiamo che Frey ha preso solo un gol fino ad adesso, invece Steve Cacchiavale 4. Ed è stato sporco, qua è stato sporco. La puzza, la puzza. È stato proprio, non si aspettava, c'era Francesco che non era neanche pronto. Secondo me si deve mettere subito in posizione per aspettarsi il tiro. Invece Kevin è stato bravo ad anticipare nel classico tiro di puzza di punta, quale calcio. Sì, vero, molto bravo, molto bravo. Visto lo spiraglio, subito ne ha approfittato. Andiamo subito al secondo, perché ora Kevin lo vedo concentrato, lo vedo determinato e voglio che faccia bene questo. Ricordiamoci che ha appena eguagliato il caimano. 3, 2, 1, via! C'è il caimano che ha fatto appena un rito voodoo per non farsi superare, vediamo. E non funziona, va 7! Kevin scatenato ora! Oh, Ayman, ma avevi detto che il tuo rito voodoo funzionava. L'ha superato. No, dai, però sono felice per lui, Ma il rito voodoo perché non ha funzionato? Spiegaci. Non sono bravo a fare. Secondo me il rito voodoo è che te rimarrai ultimo da adesso fino alla fine. Tutto pronto, dai, Kevin vuole partire, lo facciamo partire. 3, 2, 1, via! Siamo a 7 gol, ricordiamo, 3 gol da subiti per Francesco e 4 da Steve. Ed è lì, bella parata di Fran. Innanzitutto continuiamo a ringraziare 4, il caimano che c'ha il braccio, c'ha un avambraccio che ci tiene il microfono dritto, bravo. Ho visto Fre oggi carico Super Saiyan, possiamo dirlo, dai, vediamo questi ultimi tiri. Ultimi 2, 3, 2, 1, via! Va ora Kevin, che punta Fre, siccome vuole il pallonetto, e poi no, e poi sì, e poi il sinistro, e poi la palla rimane lì, ed è buona, a 6,80 è arrivato il tiro di Kevin, a 6,80, proprio sullo scadere della sirena. Su 8 gol, 3 di cucchiaio. Sì, ma proprio all'ultimo millesimo di secondo, cioè, per un attimo non sarebbe valso, ma è valso, quindi 8° gol, ultimo tiro, più 2 del caimano, e ora può andare a meno 5 da Nicola Scalaia, sì, e non è poco. Sono curioso di vederlo, ma Fre qua ha peccato di andare a terra. Vediamo se rimarrà in piedi. Vero. Sono curioso di quest'ultimo tiro. Andiamo a vedere. 3, 2, 1, via. Parte ora, parte determinato Kevin. Sì. Bella la finta! Bella, Fre. Che parata di Fre, che però va sempre a terra. Gli fa anche i complimenti. È bellissimo questo ultimo shootout, perché c'è Kevin che è riuscito, credo che sia una delle poche volte che ha provato a smarcare il portiere, è riuscito a farlo, ma Fre con il suo ultimo passo, come abbiamo visto anche le altre volte, è riuscito a neutralizzare il tiro di Kevin. Molto bene, sì, assolutamente. Sì, poi bravissimo. Qui c'è la differenza tra quello che diceva Fabio prima, nel senso, qualora avesse alzato sto pallone, Fre non l'avrebbe mai presa. Qui ci sarebbe stato ancora di più fare secondo me lo scavetto, perché Fre è andato giù molto bene, molto rapido, però è andato altezza rasoterra. Ricordiamo la sfida lanciata da prima da Calaia tra i due portieri, finita in pareggio, e alla fine Steve è riuscito a raggiungere gli stessi gol presi da Fre. Ora sentiamo il commento finale di Kevin. Sono comunque soddisfatto, ci siamo avvicinati il più possibile a 10, non li ho raggiunti, però va bene, cioè due portieri bravissimi entrambi, mi hanno messo sempre in difficoltà, avrei potuto fare di più, tipo puntare e dribblare, o almeno provarci, però va bene così, sono contento lo stesso e ringrazio ancora tutti quanti per l'invito. No, grazie a te per essere venuto. È stato davvero benissimo, la sfida era molto difficile, quindi ti voglio fare i complimenti sia per
il numero di gol, che comunque è un buon numero, sia per la qualità dei gol, che ha fatto dei gol bellissimi. Grazie. Quindi davvero complimenti. E faccio un complimento anche ai portieri, che sono stati molto, molto bravi. Alla fine avete preso lo stesso numero di gol, quindi come andate secondo voi? Ma al di là dei numeri dei gol, che vabbè conta il giusto, la prestazione mia, potevo fare di più su un paio di gol, soprattutto l'ultimo, che ho sbagliato ho sbagliato i tempi di uscita, perché ho provato a fare una cosa lontana dalle mie caratteristiche, perché ho visto che lui comunque è appena arrivato sopra il tiro libero, provava lo scavetto, quindi ho detto lo aspetto sulla riga di porta e poi esco forte. Ho sbagliato il numero dei passi, mi sono scordinato, ho preso un gol veramente da stupidi, infatti mi sono mangiato le mani. Quindi la prestazione mi do 5 e mezzo, ho fatto di meglio le scorse volte, questa volta un po' calante, ecco, però va bene così. Si vede che stanotte hai studiato. Sì, esatto, cioè, stanotte il latino mi ha ucciso, mi ha picchiato un latino. 5 e mezzo magari a livello di parate, però a livello di persuasione nei confronti di Kevin un bel 10, soprattutto nel tentativo finale dove gli sei salito addosso, sembrava un approccio da sabato sera con le gambe a tenaglia, esatto, sembrava tipo ingravidami. È la mossa del granchio. Adesso andiamo a sentire anche le impressioni di Francesco, l'altro portiere di questa challenge. Beh, secondo me sono andato anche abbastanza bene fino nei primi 10 tiri che ho ricevuto. Poi gli ultimi 5 penso che Kevin mi abbia affrontato anche in maniera un po' diversa, questo mi ha messo un po' in difficoltà e infatti ho subito più gol nell'ultima manche rispetto alla somma delle altre due, quindi comunque tanti meriti a lui, anche perché concordo con quanto ha detto Fabio, ha fatto dei gol bellissimi. Noi come sempre vi ringraziamo per aver visto questo video fino alla fine e ringraziamo anche Kevin per essere stato qui con noi. Grazie, vi ricordiamo di seguirlo su tutti i social, Instagram, TikTok e YouTube, Kevin Kalia. Vi lasciamo come sempre il link in descrizione per seguirlo. Eh sì ragazzi, seguite questo ragazzo perché è veramente fortissimo, lasciando la shoutout che ha fatto faville, è davvero bravo, seguitelo, è straordinario, porta contenuti bellissimi, quindi seguitelo, passate da lui perché merita. Allora ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, noi vi ricordiamo di mettere like, commentare, iscrivervi, attivare la campanellina e niente. Al prossimo video. Al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.